Ritrovati amici rossoneri di Milanello, il nostro canale YouTube dedicato ai colori rossoneri che ha tanto successo, per questo vi ringrazio, ma se non l'avete ancora fatto cliccate qui, vi iscrivete, è gratis, se non vi perdete nulla sul mondo del Milan, sui nostri video, almeno un video ogni giorno, direi che sono ormai costantemente almeno due video ogni giorno. Allora, vorrei parlare con voi delle novità di giornata con calciomercato e giocatori che devono essere confermati. Partirei dalle parole di Gazzidis, che ha parlato di Donnarumma, ha parlato del futuro di Ibra e anche di Maldini. Su Maldini ha detto: ha un contratto di 2 anni, mi aspetto che resti. Poteva, insomma, esprimere magari un po' più di speranza, spero che resti. Dice che è importantissimo comunque per il Milan. Risulta che tra i due non ci sia esattamente un rapporto idilliaco, ma spero che per il bene del Milan si possa superare, che Maldini, che intanto continua ad essere operativo sul mercato, possa restare. Va capito il ruolo, appunto, se un ruolo alla Nedved o un ruolo come direttore tecnico, quello che sta facendo di fatto oggi, che lui vorrebbe continuare a fare. Maldini ha parlato anche di Donnarumma, o meglio, Maldini ha parlato di Donnarumma, che ha ricevuto un premio Milanello per le 200 presenze con la maglia del Milan, dicendo: spero che questa storia continui. Mi ha colpito un po' l'intervista con Donnarumma, che dice: sono contentissimo, spero che i tifosi tornino allo stadio. Poteva dire, insomma, spero di restare, esprimere qualche concetto in più, magari relativo alla speranza di rimanere al Milan. Ricordiamo che il suo contratto scade l'anno prossimo e quindi deve rinnovare quest'anno, oppure c'è il rischio di perderlo a zero tra un anno. Risulta che il rinnovo non sia così imminente come invece da ambito societario trapela. Ambito Ibra, ambito Donnarumma sono invece molto più cauti che poi lo stesso ambito di Ibra, cioè l'entourage Mino Raiola. Di Donnarumma, Gazidis ha detto: è una bandiera straordinaria, speriamo che le nostre strade continuino a essere le stesse. Vediamo insomma come evolve la situazione. Capitolo Zlatan Ibrahimovic, Gazidis parla di Ibra. Ieri qualcuno l'aveva segnalato ombroso, scuro in volto, lasciando Milanello. In realtà, appunto, con delle verifiche abbiamo scoperto che in realtà non era così. Tra l'altro, lui ha sgasato con la sua Ferrari e Gazidis ha detto: ma chi è? E gli hanno detto Ibrahimovic, che voleva fare un po' diciamo così, il simpaticone di turno. Allora, Gazidis parla bene di Ibra e dice: è stato importantissimo, ha dato un apporto fondamentale alla squadra. Non so però se aumentino le possibilità che resti dopo la conferma di Pioli. Ci si aspettava un'apertura forse un po' più netta su questo tema. Gazidis dice: poi decideremo insieme. Allora, quello che risulta, ve l'abbiamo detto su Milanello da tempo, è che Ibra abbia fatto capire, abbia fatto sapere che la sua richiesta per restare l'anno prossimo è di 6 milioni di euro, ingaggio ritenuto dalla proprietà, dalla società, un po' alto, quindi dovrà essere rivisto verso il basso per restare. Io credo che ci siano buone chance perché Pioli lo vuole la conferma, perché confermare Pioli senza confermare Ibra sarebbe un controsenso. Dall'altra parte risulta una forte volontà di Zlatan Ibrahimovic di continuare con i colori rossoneri, di restare a Milano dove si trova benissimo, di restare al Milan dove si trova molto molto bene, e quindi credo che alla fine una base di accordo si potrà trovare rivedendo i 6 milioni, diminuendo la parte fissa, mettendo qualche bonus legato magari al raggiungimento della Champions League, che è l'obiettivo, il grande obiettivo del Milan per il prossimo anno, ripeto, credo con Zlatan Ibrahimovic, oltre ovviamente a Stefano Pioli, che oggi ha firmato l'estensione fino al 2022, con un ingaggio di poco più di 2 milioni, 2 milioni e 3, più 500.000 euro di bonus dovesse raggiungere la Champions League. Credo che questo bonus sarà proposto magari di 1 milione a Ibra per appunto il suo prolungamento per un altro anno. Prima di parlare però di Sandro Tonali, diciamo che ieri ci sono stati altri contatti tra Fally Ramadani e Maldini con Massara, lo sappiamo per il riscatto di Rebic che non è in dubbio, ma anche per Jovic. Il Real Madrid al momento non apre al prestito, come vi diciamo ormai da qualche settimana, vuole monetizzare. Aspetta un'offerta concreta cash, ma questa offerta non arriva e non credo che arriverà, visto che il giocatore è a bilancio per 50 milioni di euro con il Real Madrid e sono troppi per tutti, non soltanto per il Milan, che aspetta e spera di poterlo prendere in prestito biennale con dunque l'attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic là davanti, un giocatore da lanciare.
che rientra nei piani del Milan anche senza Ragnik, e dunque questo non cambia. Poi prepareremo un video, forse per domani, con i nomi concreti del Milan dopo l'uscita di Ragnik e la conferma di Pioli, con Moncada e Amsad che hanno le loro idee, e Maldini che ne porterà avanti delle altre con Massara, se resterà, come riteniamo probabile. Veniamo poi, dicevamo, a un altro nome di calciomercato, quello di Sandro Tonali, giocatore 2000, classe 2000 del Brescia, che ha fatto fin qui soltanto un gol, valutato inizialmente 50 milioni da parte del Brescia, e quella cifra non l'ha tirata fuori nessuno, non la tirerà fuori nessuno. Il mio parere è che è un grande prospetto, che però per valere tanti soldi un centrocampista deve saper fare anche gol. Lui ne ha fatto solo uno, fortunoso contro il Genoa, con una parabola particolare sul calcio di punizione, e quindi quella cifra è troppa, però mi piace, non voglio essere frainteso. L'Inter si è mossa in anticipo, la Juventus era sul giocatore, si poteva scatenare un effetto asta, ma la Juve si è defilata, quindi la Juve si è chiamata fuori nella corsa Sandro Tonali, è rimasto soltanto l'Inter. Il Brescia sperava ci fosse qualche altra squadra. Quella squadra, come vi avevo detto qualche tempo fa, qualche settimana fa, è proprio il Milan. Milan che si vuole inserire, che fa sul serio per Sandro Tonali, prova a recuperare posizioni, a recuperare terreno di fronte alla seconda squadra di Milano, che oggi è in pole position. Ma ci sono due concetti. Il primo è che all'Inter non tutti sono convinti di Tonali. È il pallino di Marotta, ma se resta Conte, Conte vuole eventualmente Tonali, ma soprattutto ha come priorità giocatori esperti. Preferirebbe molto di più Vidal a Tonali. Quindi la priorità di Conte non è Tonali, e se ci sono delle risorse vuole che vengano destinate ad altri giocatori più pronti all'uso. Se l'Inter prende Tonali, non è detto che Tonali giochi con Conte. Questa è una riflessione che sta facendo anche il ragazzo con il suo procuratore, la sua famiglia, ragazzo che vuole restare in Italia, ormai lo sappiamo, per diversi motivi. Dall'altra parte, il Milan sta trovando in Bennacer, che sì, un'ottima coppia di centrocampo, ma vorrebbe inserire anche Tonali come colpo a effetto della prossima campagna acquisti, che secondo Gazzidis sarà importante. Non vuole parlare di budget oggi, ma vuole parlare appunto di una campagna acquisti che si spera possa essere importante, citando appunto la D del Milan. Tonali sarebbe il colpo per conquistare i tifosi da parte anche di Elliott, e il Milan presenterebbe un progetto diverso, garanzia di giocare con che sì, anche Bennacer, rivedendo magari il modulo, ma soprattutto riuscirebbe a convincere il Brescia come l'Inter lo vuole prendere in prestito, per pagarlo poi con un obbligo nei 3 anni successivi, per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Quindi l'Inter pagherebbe 30 milioni in 4 anni, zero subito, o comunque un paio, 2-3 milioni subito, e il resto dopo. Il Brescia prenderebbe questi soldi in 4 anni. Il Milan invece, in virtù anche dei soldi che sono arrivati freschi dalla cessione di Suso, vuole pagarlo subito senza prestito, quindi acquisto definitivo, pagando 10 milioni di euro subito, e gli altri 20 in durate successive nei prossimi 2 anni. Quindi dal Milan Cellino prenderebbe 30 milioni in 3 anni, di cui 10 subito, dall'Inter 30 milioni in 4 anni. Ora è una battaglia a scacchi tra i due club. La permanenza di Maldini, secondo me, sarebbe una garanzia in più sul fatto che si provi ad andare a prendere effettivamente Tonali. Moncada ha una vocazione un po' più esterofila, Maldini invece capisce che è importante creare uno zoccolo duro italiano, lo sa bene lui, che ha vinto appunto al Milan con tanti italiani. Quindi, se resta Maldini, il Milan farà un serio tentativo per Tonali. Il suo procuratore è già stato contattato. È in stand-by la situazione tra Inter Brescia e Tonali. Il Milan prova davvero a inserirsi, e può essere la sorpresa di questa campagna acquisti. Un colpo effetto che sognano i tifosi del Milan, la maggior parte almeno, e che potrebbe concretizzarsi. Direi che bisogna rimanere cauti. C'è prudenza, ma ci sono possibilità, come vi dicevamo, ribadiamo oggi, su Sandro Tonali. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti, anche per quanto riguarda la permanenza di Ibra, di Maldini e le parole un po' sibilline di Donnarumma. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate, cliccate ovviamente sul pollice in su, mettete like, e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi qui sulla bandierina rossonera. Attivate anche la campanella, perché così vi arrivano in tempo reale notifiche di nuovi video, non vi perdete nulla su quello che sta accadendo attorno al mondo Milan. Calciomercato, campo, attualità, dirette, post partite, insomma, è un canale con tanti punti di vista, e questo speriamo e riteniamo sia un valore aggiunto. Fino
Vi ringrazio, iscrivetevi al canale, mi raccomando, un abbraccio e forza Milan.